Salve a tutti, io sono DeLong Gamer e bentornati su The Outer Worlds. Oggi raggiungiamo la città dei ricchi, dove la gente vive tranquilla nel lusso. Ci dovremo tuttavia infiltrare fra i ranghi del governo e scopriremo il terribile destino che attende gli abitanti di questo pianeta. Buona visione! Perfetto, finalmente ce ne possiamo andare dal pianeta Monarca, dato che lo scorso episodio siamo riusciti a far unire le due fazioni opposte. Dicesi, gli iconoclasti e i cittadini di Baia Stellare adesso vivono tutti all'interno della medesima città con un obiettivo comune, ovvero impedire al consiglio di scendere sul pianeta e prendersi praticamente tutto. Noi possiamo tornare dal vecchio Phineas ora che ha ottenuto le informazioni per riuscire ad andare avanti con la nostra missione, ovvero trovare un modo per liberare dalla criogenesi quelle migliaia di cittadini bloccati a bordo dell'astronave Speranza. Cosa state facendo voi due? No, no, not those. The ones in port. Yes, there. That. Scusate? I haven't felt this clean and efficient since Captain Hawthorne installed my subalternate auxiliary processor. Torno dopo io? Che volete finire quello che state facendo? Sì, adesso fai finta di niente. Fai finta di niente, Adam Hobb, dettagli. Io non ho visto nulla, torno solo al laboratorio di Phineas e tanti saluti. Sam, non sto a far finto di niente, Ti ho visto che ti stavi fumando una sigaretta quando hai finito di fare le pulizie. Ma ok, questo equipaggio non me la racconta giusta. Siccome qualcuno si lamenta che utilizzo sempre la stessa arma, ragazzi, non so se avete notato, ma questo mitragliatore, praticamente, ha 3 volte in più di potenza di qualunque altra arma. Va da sé che ovviamente uso l'arma più potente. Vero, dottore? Ammetto. Volevo vedere se funzionava quel cavolo di vetro, ma vabbè, dettagli. Come va? Tutto bene? Allora, dice che mi darebbe una pacca sulla spalla se non fosse dietro una parete di vetro antiproiettile. Ma guarda un po'. Ma venga fuori, santo cielo! Allora, grazie al messaggio di Hiram, ha appreso che il ministro Clark ha ordinato una quantità sospetta di dimetilsolfossido. Quel composto chimico praticamente è indispensabile per risvegliare i coloni della Speranza. Più noi ne troviamo e più coloni lui riuscirà a risvegliare. Il che vuol dire che potremmo influenzare il finale qualora ne recuperassimo troppo poco, quindi risvegliando pochi coloni, oppure ne recuperassimo una quantità sufficiente da svegliarli praticamente tutti. Allora, cosa dobbiamo fare in pratica? Allora, dato che non possiamo ovviamente fare un'incursione in città e uccidere praticamente tutti quelli del consiglio, perché è una città di ricchi, ovviamente, quindi le guardie abbondano, dovremmo ricorrere a un sotterfugio. Dobbiamo contattare una signorina che si chiama Carmen Imagawa, che si trova direttamente al porto e ha tutte le informazioni di cui avremo bisogno. Quindi dobbiamo cercare un contenitore grosso, verde e gorgogliante con un'etichetta di avvertenza. Tranquillo ciccio che pensi mi. Nel frattempo abbiamo anche level upato. Cosa vuoi di più dalla vita? Dottore, vedo che ancora si destreggia con i cisto suini, Vedo di metterlo in frigo che qualcosa comincia a puzzare. Ma bando alle ciance, stiamo per raggiungere effettivamente una nuova location. Perfetto, allora, nel frattempo ho raggiunto Bisanzio. Allora, questa volta non porterei via Nioka. Tengo sempre Parvati perché ha delle abilità di ingegneria che mi permettono di aprire porte e via dicendo. Ma casomai, possiamo girare con Sam. Oh, è un po' che abbiamo sbloccato il nostro amico robotico e non l'abbiamo mai utilizzato sul campo di battaglia. Oh, finalmente siamo atterrati in un porto che è un attimino più ordinato di tutti gli altri. Allora, dobbiamo trovare quindi quella signorina. Aspetta, è già qua giù. Salve signorina Carmen Imagawa, come va? Tutto bene? Ha un appuntamento con una persona. Alza gli occhi al cielo, sospira in modo teatrale. Sì, capito, sono io, buongiorno, salve. Scusi, perché mi sembra sorpresa? Ah, mi immaginava più alta? Ok, io ti immaginavo con un buco in fronte, ma possiamo rimediare, aspetta che prendo la mia pistola. Dice che sono in molti a volere la Fenice e il consiglio occhio ovunque a Bisanzio. Chi cavolo è la Fenice? Ah, è il nome in codice che ha dato al nostro amico comune. E ok, qual è il tuo nome? Aquila Reale, figo. E qual è il mio? Come Cucù? Non mi piace Cucù, no, voglio io Aquila Reale. Oh, ok, perfetto, abbiamo tutti un nome in codice. Perché gallina? Parvati, per favore, dati una regolata, santo cielo. Chiama la gallina e tanti saluti, tanto è scema quella lì. Allora, ci avvisa che purtroppo il ministro trascorre gran parte delle sue giornate in casa sotto stretta sorveglianza, pertanto sarà difficile riuscire ad infiltrarci. Ci informa che alcune delle guardie passano del tempo alla casa dell'ebbrezza. Mi domando cosa si faccia alla casa dell'ebbrezza. Sarà probabilmente un baretto. Quindi, mentre sono ubriachi, possiamo cercare di rubare una delle loro chiavi. Ok, perfetto, grazie ciccia. Oh! Questo è Bisanzio! Porco cane, la gente se la passa bene da queste parti! Signore, cosa state facendo? Non è che state sputando sulla mia navetta! Guarda queste, aspetta un secondo! Vi derubo come non ci fosse un domani! Uila! Adesso per derubare le persone ci vuol molto di più! E in tasca questa ha 438 bit e un completo da businessman! Mentre invece, se palpeggio quest'altra donnina, abbiamo altre cartucce e un cilindro! Abbiamo fatto una marea di soldi! Oh, buongiorno Bisanzio!
Ma quanto non è bello sto posto! Avevo sentito che era una città davvero molto ricca? Se voglio diventare famoso, ma porca di quelli per porca, voglio tanto diventare famoso. Mi chiede se ho un agente o un rappresentante. No, no, guardi, sono un indipendente, non posso pagarmi nessuno. Dice che ho un'energia pura e straripante, sono nato per stare davanti alla telecamera. No, no, guardi, sono uno youtuber che non usa la webcam, ma mi dica cosa aveva in mente. Stanno facendo un lungometraggio, i pirati spaziali di Moro, hanno bisogno di una star. Io sono molto star. No, no, Sam, non dobbiamo pulire, santo cielo. Non ha capito, lei è un robot, porco cane. Se me la sento di cogliere un'opportunità del genere. Ma io voglio essere tanto star, santo cielo. Ok, quindi dobbiamo raggiungerlo presso i loro studios. E faranno praticamente un'intervista insieme al resto delle star. E vedranno se siamo adatti. Ok, ok, ragazzi, sono appena arrivato e già mi hanno dato un posto di lavoro. Ma bando alle ciance e diamo un'occhiata più da vicino alla meravigliosa città di Bisanzio. È così lucido che splende. Sam, non ti gasare, santo cielo. Gallina, stai buona 10 secondi. Se la gente ti vede arrampicarti, probabilmente ti arresteranno, santo cielo. Oh mio Dio, dall'altra parte della strada c'è anche un negozio che vende armi. Parliamone, che magari trovo finalmente la mitragliatrice pesante. Wow, che posticino non è? Perché è un negozio così figo? Voglio dire, i ricchi non usano le armi, di solito pagano qualcuno per sparare al posto loro. Buongiorno, buon uomo. Mi faccia vedere tutto quello che ha in vendita. Oddio, mi aspettavo un po' di più, Cannoni folgoranti, lanciagranate, lanciaplasma. Hanno un fucile da cecchino che si chiama licenziamento, che peraltro ha una modifica che infligge danni oltre l'armatura. Costa 10.000, ma voglio dire, sono pieno zeppo di soldi, una piccola spesa folle la posso anche fare. Porco cane, potessi sfondare ste vetrine e gli ruberai tutto. C'è un lanciagranate 2, ma mi cuccherebbero tantissimo. Vabbè, bando alle ciance, dobbiamo raggiungere quindi il baretto della città. Eccolo lassù, ci basta andare di sopra e possiamo farci un bel drink. Oh, santo cielo, anch'io ho bisogno di una bevuta. Mamma mia, laggiù allora abbiamo la casa del ministro. Ok, potremmo probabilmente anche passare dal retro. Aspetta un secondo, c'è una scaletta che passa dal canale. Ma se riusciamo a trovare un modo legale per entrarci, possiamo risparmiarci magari qualche bella sparatoria. Ok, siamo onesti, tutta una scusa per andare al baretto e farmi una bella bevuta. Guarda che roba, qui non hanno neanche i camerieri normali. Hanno i robot da battaglia convertiti per fare i camerieri. Vediamo un po'. Weila! Questo sì che è un bar serio. Che spettacolo di posto che non è. Scusi, buon uomo, mi serva da bere? Ah, devo rivolgermi all'assistente automeccanico all'ebbrezza. Scusi, ma non è lei il barista? Ah no, lui non si abbasserebbe mai a fare un lavoro così banale come servire al bar. Ci sono i robot. Chiedo scusa, buon uomo. Poi, sai, mi ha fatto prendere un colpo. Questa è la guardia del ministro. Buongiorno, signore. Ah, lei è un membro della scorta personale del ministro Clark? Oh, scusi, non sapevo di trovarmi di fronte a un pezzo grosso. Allora, amico, ti faccio le congratulazioni, Sei la persona più importante di tutta la città. Quindi adesso ti offro anche da bere. Vuole della Spettro Vodka? È quella l'intenzione, così lo possiamo casomai derubare? E gli stai anche parlando a 10 cm di distanza? Allora, vediamo un po'. Abbiamo della Spettro Vodka, devo averla trovata in giro. Bevi, bevi, amico, che ne hai bisogno? Beh, non tutta la bottiglia, ciccio. Muori di cirrosi epatica fra 2 minuti, Lo porco cane, ho finito la Spettro Vodka. Ok, ok, la possiamo prendere direttamente al bar. Allora, mi metto che devo andare dal bot qua dietro. Grazie, grazie, buon uomo. Mi venda semplicemente della Spettro Vodka. Costa un botto. Guarda, la compro tutta. 10 bottiglie di Spettro Vodka per il mio nuovo migliore amico, ciccio. Come è un'aria familiare, ci conosciamo. Ti è già dimenticato di me? Bravo, bravo, bevi, devi festeggiare, santo cielo, Oh, bravo, tracanna tutto. Possiamo anche usare la nostra abilità in medicina e dirgli che con il tuo indice di massa corporea sono sicuro che puoi benissimo reggerne un altro. Bevi! Ma sì, sono molto dottor House io, santo cielo. Oh, sembra che stia andando in bagno. Guardi, le do una mano a tenersi sui capelli mentre vomita. Oh, sì, si siede un attimino. Oddio, 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 sono vomita tutto. È morto così di colpo! Signore? Porco cane, a quanto pare non reggeva bene l'alcol. Ragazzi, se mi chiudete la porta, che devo palpeggiare, signore, portate pazienza. Ok, abbiamo un fucile a pompa e la tessera magnetica per la residenza del ministro. Ok, tutto è bene quel che finisce bene. Lei si goda la sua promozione nell'oltretomba. E io finalmente posso vedere di raggiungere la casa del ministro. Quindi fatemi capire, tutti gli abitanti del resto del pianeta sono dei poveri straccioni. E poi c'è questa città che è riservata ai ricchi? Sì, sì, pulito, splendente per davvero. Guarda, nessuno ha un capello fuori posto. È bellissima sta zona. Com'è possibile che riescano a vivere tutti alle spalle della gente? Allora, se passiamo attraverso quell'entrata, porco cane, mi sgameranno tantissimo. Vediamo un po' se c'è un modo per entrare, magari convincendo la guardia. Buongiorno, buon uomo, sono qui per vedere il ministro Clark.
Il ministro non aspetta ospiti? Ah, aspetta solo un corriere dell'ACE. Ah, l'ACE praticamente è l'SDA del pianeta. Ma guardi che sono io la faccia da corriere. Ah, cos'è che dovrei consegnare? Ah, un pacco, ma l'ho lasciato nel furgone di SDA. Ah, ok, devo tornare quando ho effettivamente un pacco. Allora, vediamo di raggiungere la sede di Poste Italiane, perché SDA consegna anche i pacchetti di Poste Italiane. Deve essere da qualche parte l'ufficio. Perfetto, abbiamo trovato le Poste Italiane. Ecco qua l'ufficio locale. Ok. Chi vuole sapere nulla da lei, buon uomo? Sei tu che mi hai urlato in faccia, santo cielo. Che ci fai tu qui? Buon uomo, lei non mi convince proprio per niente. Cos'hai combinato? Sei nei guai fino al collo, santo cielo. Ok. Ah, gli sono spariti dei topi. Vabbè, cavolacci tuoi, no, non voglio saperne nulla. Ma porco cane, parlando con questo tizio ho sbloccato una quest secondaria e devo recuperare direttamente per lui tutti i suoi cavolo di topi. Ok, scusi, sono stato stupido io a parlarle. Senti, andiamo all'ufficio postale, tanti saluti. Oh, sembra che io sia entrato dalla parte sbagliata. Questa è l'entrata dei dipendenti. Buongiorno, scusi, dove cavolo sono finito? Oh, ecco laggiù il magazzino, però non c'è nessuno che lavori dietro lo sportello. C'è qualcuno che può darmi una mano? Ah, salve, come cliente. Sì, sì, sono dall'altra parte degli sportelli. Perché quelli per forca... Ho sbagliato strada. Non fate caso a me. Sono un dipendente. Ecco qua, questi sono tutti oggetti miei. Perfetto, sono riuscito a recuperare anche la cioccolata. Cosa vuoi di più dalla vita? Oh, sono diventato bravo a palpeggiare. Questo è poco ma sicuro. Perfetto, altri bit. E ancora un cilindro. Guardi, le rubo pure il pranzo perché sono bastardo dentro. Ok, allora dobbiamo entrare in questo cavolo di magazzino. Se la guardia mi dà le spalle. Ragazzi, fate passare la guardia, porco cane. Perfetto, ora possiamo scassinare tranquillamente la porta. Non so se mi fermerà non appena proviamo a entrare. Sembra tutto tranquillo. Allora, aspetta che c'è un'altra cassa che possiamo scassinare. Perfetto. Vedo che il livello di scassinaggio richiesto è sempre più alto. Uila! Abbiamo trovato un'arma e un sacco di mod. Aspetta, aspetta che il tizio ancora non ci ha visto. Prendi tutto, prendi tutto. Mentre invece qui abbiamo il pacco per il ministro. Perfetto, ora mi posso fingere il corriere di SDA. È un sogno che diventa realtà, santo cielo. Allora, ora che posso spacciarmi per un corriere, dovrebbero farmi entrare in casa in tutta tranquillità. Buon uomo, ho una consegna per il ministro. Ecco qua il pacchetto. Ok, i documenti sono in regola. Perfetto, quindi mi fanno entrare in casa. Visto, così non devo neanche farlo in stealth. Cosa vuoi di più dalla vita? Ovviamente anche il ministro c'ha una casa da fighettone. Guarda che posticino. Diamo comunque un'occhiata, tanto che ci siamo. Magari troviamo qualcosa che possa tornarci utile. Che è pieno zeppo di guardie. Allora, ho già trovato la cucina. Perfetto, buongiorno, sono il nuovo assaggiatore di corte. Perfetto, le guardie mi stanno dando le spalle. Ottimo, una marea di componenti e mod per armi. Da questa parte invece c'è il bagno, ragazzi, aspettate fuori. E ovviamente in bagno cosa tengono? Un sacco di oggetti che io posso derubare. Siete scemi, chiudete quella cavolo di porta. E anche dei grimagnetici, ottimo. Ok, guardi anche a questo piano superiore. Aspetta un secondo, aspetta un secondo. Mi metto qua dietro, recupera tutto. Ruba tutto, munizioni, a posto. Peraltro mi sono dimenticato di level upare il mio personaggio. Abbiamo 10 punticini e volevo buttare su assolutamente scassinamento a 60, che mi dà la possibilità di avere un'anteprima, quindi so cosa c'è all'interno di un contenitore ancora prima di scassinarlo, che è cosa buona e tanto giusta. E il resto dei punti li spenderei per migliorare la nostra abilità di persuasione. Ok. Ho anche un vantaggio, abbiamo sbloccato quelli di terzo livello, aumento la capacità di carico a più 100 kg, mi tenta un attimino, Perfetto, ho sbloccato spari penetranti, i tuoi attacchi a distanza riducono il valore di armatura del bersaglio di un punto per colpo, questo effetto dura per un breve periodo ed è cumulabile, così ogni proiettile che raggiunge il nostro nemico praticamente ne ridurrà anche l'armatura, aumentando quindi i danni dei colpi successivi. Buongiorno signor ministro! Salve, sono il Corriere Bartolini SDA, buon salve. Sì, ma stia calmo, buongiorno. Sì, ho capito, Parvati, non apparire come una povera deficiente. No, non sono qui per uno spot radiofonico. Ma un po' di educazione, buon uomo. Forse abbiamo iniziato col piede sbagliato. Sì, no, ha frainteso lei, porco cane. Ma perché mi deve insultare? No, ma buon uomo, scusi, il family friendly, santo cielo. Posso sparare in faccia a sto tizio? Già, non lo sopporto più, posso insultarlo anch'io. Si dia una calmata. No, non sono una dissidente, cioè tecnicamente sì, sono una dissidente. Sono qui per il dimeltil, quel cavolo di roba che hai rubato. No, non voglio droga. Come idiotese, ma... Non mi deve parlare in questo modo. Dici, o ci sta prendendo per il chiurlo? Signore, la picchio male, giuro che la uccido, santo cielo. Guardi che ho le prove, buon uomo. Però lui dice che è stato Rockwell. Non so neanche chi sia sto cavolo di Rockwell. Buon uomo, mi dia delle spiegazioni. Il presidente Rockwell l'ha tenuto agli arresti domiciliari per anni. Quindi lui è bloccato in casa da una vita. Ah, oh, e quindi sta agendo alle sue spalle.
Parvati? Parvati è una brava donna, ma santo cielo, c'è una carenza di neuroni davvero assurda. Allora andiamo a parlare quindi con il presidente Rockwell. Quindi dobbiamo andare al quartier generale della MCA. Oddio, sarà difficile entrare. Allora dobbiamo passare quindi attraverso il distretto dell'Acropoli, che è il luogo in cui si trovano tutte le strutture aziendali e governative. Tuttavia solo i dipendenti del consiglio sono autorizzati a entrare. Oh, santo cielo. Potremmo anche passare attraverso i tunnel della manutenzione, dove probabilmente ci saranno dei pericoli. Ottimo, dato che solo i dipendenti del consiglio possono entrare, ci ha dato la sua tessera d'accesso, così che potremmo usare l'ascensore e raggiungere l'ultimo piano, dove si trova il suo ufficio e anche quello del presidente. Perfetto. Ok, dice anche che Rockwell è in possesso di uno dei pochissimi terminali in grado di inviare trasmissioni al drone della Terra. Pertanto vuole che inviamo una cartuccia specifica. Probabilmente raccoglie tutte le prove che incriminerebbero Rockwell. Ok, ci penso io, non è un problema. Allora, mi diceva che per entrare nell'Acropoli dovremmo teoricamente passare per i tunnel della manutenzione. A meno che io non riesca a convincere una delle guardie del distretto dell'Acropoli. Vediamo un po' se le nostre abilità sono abbastanza alte. Come gira al largo? Possiamo persuaderlo? Ok, vediamo un po' se ce la facciamo. Cosa ho intenzione di fare? Oh, guardi, tutto il giorno che porto questi bit e mi appesantiscono le tasche. Potresti tenerli per me? Ok. Oh, si è sbagliato. Benvenuto nel distretto dell'Acropoli. Guardi, è un piacere fare la sua conoscenza. Per 2000 bit, voglio dire, sono pieno zeppo di soldi. Tanto vale approfittarne, altrimenti mi sarei dovuto fare prendere una battaglia e saremmo riemersi attraverso quell'ascensore. Tutto è bene, quel che finisce bene. Vediamo di entrare nell'edificio governativo. Wow, guarda che cavolo di posto, santo cielo. I dipendenti del consiglio, come al solito, sono trattati da Dio. Sì, ma stai zitta per favore, Parvati, così ti si nota anche di meno. Ok, andiamo all'ascensore. Nessuno nota niente. Buongiorno, salve. Ah, motivo della visita, buongiorno. Oh, ci hanno riconosciuto, dannazione. Gli mostriamo il tesserino. Ok, sembra che il tesserino sia valido. Però vuole registrare le nostre armi. Ma non possiamo evitare, santo cielo. Allora, mi dice praticamente, ti lascio passare con le armi, perché né io né tu abbiamo voglia di romperci tanto le scatole a vicenda. Porco cane, Sam, levati. Pertanto io mi ha detto di fare attenzione, perché al piano di sopra comunque ci sono le guardie armate fino ai denti. Ed eccoci arrivati, dannazione. Quello è l'ufficio del presidente. Ah, vediamo se ci fanno entrare senza nessun problema. Buongiorno, salve. Non mi ha fatto aspettare, ma vabbè, dettagli. A lui è l'assistente personale del presidente Rockwell e di quest'altra tizia. Ah, lui praticamente riordina le penne. Wow, che lavoro emozionante. Ah, lui piace così. Ok, guarda, è stato un piacere fare la sua conoscenza. Allora, da lì non possiamo passare. In teoria questo dovrebbe essere l'ufficio del ministro. Ok. Porco cane, dopo che l'hanno mandato a casa il ministro, a quanto pare gli hanno buttato giù la parete in modo tale che il presidente si potesse allargare il proprio ufficio. Oh, oh. Dove mi nascondo? Dove mi nascondo? Mi nascondo qua dietro, non mi vedi, non mi vedi, non mi vedi. Ah, mi ha visto. Salve, buon uomo. Ah, non è aperto al pubblico l'ufficio. Porco cane, non posso utilizzare la mia abilità di menzogna. Guardi, sto solo ammirando l'architettura. No, guardi, sto attento a non rompere nulla, grazie, grazie. Porco cane, per un secondo ho temuto effettivamente il peggio, se no avremmo dovuto aprire il fuoco letteralmente su chiunque. Qui là. Sì, in effetti, siamo nell'ufficio del presidente. Porco cane, da questo lui riesce a vedere tutta la città. Ok, possiamo inviare quindi alla Terra il messaggio del ministro Clark. Ci vorranno fra i 3 e i 9 mesi. Ok, senti, io comunque ho fatto quello che dovevo fare, tanti saluti. C'è un messaggio ad alta priorità. Possiamo stampare anche la tessera del ministro. Perfetto. Così possiamo accedere eventualmente ad altre aree. È partito un filmato? Che sta succedendo? Questo è il presidente Rockwell. Ok. Ok, impara una buona notizia, no? Eh beh, finché ci sono i ricchi che si mangiano tutto. È un po' eccessivo come messaggio, Ma è ancora peggio, ministro? No, per niente. No, per niente. Non è una buona notizia. Ma è un'idea orribile.
Ecco perché stanno cercando di mettere da parte quel composto chimico che stiamo cercando anche noi, perché serve effettivamente per l'ibernazione. Sì, per quanti decenni? Non mi fido minimamente di un piano del genere. Ragazzuoli, che notizia, santo cielo. Quindi stanno per morire tutti di fame. E questi sono praticamente che si fanno il bagno nel lusso e via dicendo. Quindi, per questo episodio è tutto. Lasciate un bel piacere alla serie, che andrà a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ragazzuoli, io mi imbriaco e tanti saluti. Ciao ciao.